Siamo di fronte a uno scontro vero, Renzi sta difendendo bene le vostre posizioni garantiste? Sì, io mi auguro vero, gli ho parlato a lungo e consapevole dei limiti suoi rispetto al rapporto con gli elettori, che non è più quello di un tempo, ma mi pare convinto su principi che sono principi fondamentali della Costituzione, evocati dalla legittimità degli avvocati che hanno protestato vedendo il vero ministro che era Davigo rispetto a Yo-Yo, quell'altro come si chiama, Fufu Bonafede, e soprattutto i grandi magistrati che hanno fatto dichiarazioni molto precise sulla impossibilità di conciliare i diritti dei cittadini rispetto ai tempi brevi che sono da tutti invocati ma che brevi non sono. Basta pensare, per dire una cosa, all'inchiesta sul figlio di Grillo. È ferma. Fermo. Però è no, interessante anche quello. Lo dico perché di tante cose, non capisco perché non se ne può parlare. Parliamo di quello. Quando ci sarà un rinvio a giudizio? Che sia ferma. No. Cito un caso, cito anche i casi di Gratteri che arresta persone innocenti e delibera 90 e nessuno parla del caso Lupacchini. Lupacchini cacciato perché parla. Uno che arresta 90 persone che non devono essere arrestate è un santo, io non ce l'ho con lui, ma voglio che le cose siano dette, voglio poter dire tutto di qualunque processo che non è fatto, come quello di cui parlavo, e di un comportamento non corretto in cui ci sono vittime come Tortora che patiscono un'azione giudiziaria totalmente fuori regola, allora, in nome del fatto che bisogna bloccare la 'ndrangheta. Ma hanno indagato anche me quando mi candidai in Calabria ed ero completamente innocente e lo so, e fui prosciolto da Pierluigi Vigna. Non è tollerabile che uno faccia il commissario del popolo, rispetti le leggi. Allora, questi processi sono processi che durano tutta la vita e sputtarono gente che non ha fatto nulla. Allora,